certo, perché viversi la vita vuol dire scambiare la notte con il giorno. Ma come può una madre pensare che sua figlia e suo marito sarebbero diventati amanti? Che l'uomo che avevo sposato e che amavo avrebbe infranto il tabù più antico. Quando è morta Pamela, non gliene è fregato un cazzo a nessuno. E di che cazzo dobbiamo parlare? Di quanti te ne sei scopata oggi? Per molto tempo mi sono chiesta se avessi potuto prevedere cosa sarebbe successo. La sorreggevo tenendola seduta, io dietro di lei la chiamavo Pamela. Spendere lo stipendio per comprarsi stupidaggini, aprirsi un profilo Facebook, andare a ballare fino all'alba con le amiche. Pensi che ieri sera non ti abbia visto? Cercavi di entrare in camera di Vanessa? No, non ti permetterò di mettere le tue mani su mia figlia, piuttosto dovrai uccidermi. Lui adesso è mio. Vai pure a denunciarlo. Io dirò che ti sei inventata tutto, che sei solo gelosa di me, che sono giovane e bella. Ma non avevi visto che il mio amore era diventata calva? Cosa pensavi? Che fosse una nuova moda tra le trans? E io che dovevo fare, Marescia? Immaginate una tavola con quattro persone sedute. Io, mia madre, mia sorella e lui. Adesso entrate nell'incubo con noi. E con me mi capitava sempre. E allora ho cominciato a strillare. Lei ha cominciato a strillare. E ho dovuto lasciarla andare. È scappata con il vento e piangeva. Antonio mi ha chiesto la separazione dopo una settimana tramite il suo avvocato. Che stasera non ci sarai a vedermi seduta. Agli ultimi tavoli. E io? Che pensate che io ero contento? A me mi aveva preso in giro. Io ci avevo creduto, l'avevo aiutata, consigliata. Ne volevo fare una donna felice. E invece... E così l'ho sparata. Due donne che chiacchierano in un caffè del centro. Per le due persone che amavo di più, sono diventata un fantasma. Solo che lui afferra la forchetta e gliela pianta nella schiena. Besame, besame mucho, besame.